Pochi istanti e ci colleghiamo. È un evento, è la prima volta, la prima puntata, quindi ci sarà magari qualche problema tecnico, vi auguriamo di no, ma nel caso ci dovesse essere non preoccupatevi, perché appunto siamo in diciamo in una versione beta quest'oggi. Quindi pochi istanti e appena vediamo apparire dallo studio di Roma Riccardo Nuti e Nicola Morra, che insomma racconteranno questo resoconto settimanale dell'attività parlamentare del Movimento 5 Stelle. Quindi pochi istanti, siamo in onda da Roma. Buongiorno a tutti, sono Nicola Morra, mi conoscete, sono un normalissimo cittadino che ha la responsabilità di far capire che cosa avvenga esattamente nel Senato e nella Camera dei Deputati. Il lavoro verrà fatto da Riccardo Nuti e ci siamo resi conto di dover dare queste informazioni noi stessi, perché purtroppo l'informazione e la comunicazione di quanto avviene nei palazzi è sempre un'informazione distorta, travisata, insomma mai esattamente corretta. Per cui cerchiamo di far capire a tutto il popolo del Movimento 5 Stelle che cosa noi si faccia. Possiamo partire con questo contributo, che poi avrà cadenza settimanale e quindi diventerà, noi speriamo, un appuntamento fisso per chi vuole sapere esattamente che cosa si faccia. Sì, preciso che è ovviamente tutto in fase sperimentale, quindi migliorerà nel corso delle prossime puntate. Ovviamente noi stiamo lavorando per questo. L'obiettivo è molto chiaro: fare un riassunto di quelle che sono le attività della settimana e magari introdurre molto molto brevemente quelle che sono le attività dei prossimi giorni. Allora, cominciamo con il Senato. Noi martedì abbiamo innanzitutto presentato un'interrogazione che aveva a tema molte difficoltà, molte criticità che investono il mondo del trasporto ferroviario in Abruzzo. Promotrice di questa interrogazione è stata la senatrice Blundo. Il problema è reso ancora più grave dal fatto che l'Abruzzo, dopo il terremoto, versa in condizioni di estremo disagio anche nei collegamenti pubblici. Sempre martedì il senatore Santangelo ha promosso anch'esso un'interrogazione in tema ambientale, perché si voleva realizzare un parco eolico a Mazara del Vallo in un sito di interesse comunitario, e francamente noi del Movimento pensiamo che piuttosto che gli interessi di qualche investitore privato sia da proteggere un bene primario come appunto l'ambiente con il paesaggio. Sempre martedì in aula abbiamo avviato la discussione della Convenzione di Istanbul. Che cos'è la Convenzione di Istanbul? È quel documento che impegna tutti gli stati che la ratificano a avversare quelle pratiche che limitano, che frenano l'emancipazione effettiva della donna. E noi naturalmente abbiamo, anche perché una nostra parlamentare Maria Edera Spadoni è cofirmataria di un importante provvedimento di legge teso a contrastare forme di violenza alle donne, noi abbiamo dato il nostro voto a favore. Naturalmente noi abbiamo una concezione della donna, ma di tutti i generi, altamente positiva. Poi magari chi sta nell'aula sa che magari, scusate se lo ripeto troppo, certi partiti immaginano la donna in posizioni, come disse la Santanchè, orizzontali. Però non è nel nostro stile, noi vorremmo che tutto questo venisse reso chiaro. Ancora sempre martedì Giovanni Endrizzi, a conclusione dell'aula, è intervenuto con un contributo video che adesso andremo a vedere in maniera molto molto significativa per denunciare un fenomeno per noi gravissimo, il fenomeno della diffusione sempre
crescente delle ludopatie. Purtroppo il nostro Stato, guadagnandoci, espone noi cittadini alla dipendenza da videogiochi, da slot machine, con dei danni familiari, con dei danni individuali enormi. Adesso vi facciamo seguire questo breve clip che ci fa capire dalle parole di Giovanni come il movimento veda la questione. Precisa volontà politica di assegnarne nuovamente la delega al sottosegretario PDL Alberto Giorgetti. Così dissi, così è avvenuto. Non solo ha avuto la delega ai giochi d'azzardo, ma anche un più ampio potere sulle questioni di competenza dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Di questo business allo Stato arrivano 8-10 miliardi l'anno, ma il gioco d'azzardo sottrae risorse ai consumi di generi alimentari e di beni primari, l'economia langue e le imprese muoiono. Anche l'erario perde 3,8 miliardi di mancata IVA sui consumi. Giorgetti è stato scelto dal governo Letta. Per quale motivo, nonostante le autorevoli proteste? Come si intende sgombrare i dubbi di conflitto di interesse che hanno investito diversi esponenti del governo? Domande alle quali i ministri dovranno ora rispondere. Una interrogazione verrà presentata a breve. Il nostro lavoro non si esaurisce in aula. E infatti la senatrice Bulgarelli ha incontrato sempre nella giornata di martedì il ministro Giovannini, che le ha dato conto di una positiva soluzione di un'avvertenza. Finalmente siamo riusciti a far sbloccare dei fondi che attendevamo da parecchio tempo, sono 70 milioni di euro, a favore di liberi professionisti e di precari delle zone terremotate dell'Emilia, del Veneto e della Lombardia. Anche in questo caso abbiamo un velocissimo contributo video. Ho appena incontrato il ministro Giovannini, che ci ha dato buone notizie, nel senso che la convenzione con le tre regioni che devono usufruire dei 70 milioni del fondo è pronta, è già stata firmata dal presidente della regione Emilia-Romagna, attende la firma della Lombardia e del Veneto. Appena verrà firmata, perché è già stata accettata, quindi manca solo materialmente la firma, questi soldi verranno sbloccati. Il ministro Giovannini ha detto che si premurerà lui in prima persona di chiamare i presidenti, e anche noi comunque adesso sentiremo i presidenti di Regione Lombardia e Veneto per ovviamente sollecitare questa firma di questo atto. Una volta che l'atto arriva al Ministero, i fondi verranno sbloccati perché il decreto è già pronto. Ora, per farvi capire con quale classe dirigente noi ci si debba confrontare, vi proponiamo un brevissimo video in cui la collega Paola Nugnes rimarca l'ennesima contraddizione. Noi in base a direttive europee dovremmo andare per il 2020 a rifiuti zero, e pur tuttavia vorremmo il governo, insomma, far costruire altri due inceneritori, e guarda caso dove? In Campania, territorio martoriato, come sappiamo tutti, da questa straordinaria tragedia. Ecco il video di Paola. Siamo stati veramente molto sorpresi che ancora adesso, giugno 2013, un ministro all'ambiente, peraltro giovane, si dica che per risolvere il problema dei rifiuti in Campania e per non andare in procedura di infrazione con l'Europa dovremo costruire ancora due inceneritori. Quando l'Europa nel settimo programma non ci chiede inceneritori perché non li prevede per il 2020, prevede il divieto di incenerie per il 2020. Noi dobbiamo chiedere al ministro zero rifiuti e zero combustione, quindi impianti di compostaggio. In Campania abbiamo bisogno di impianti di compostaggio. Calcolavamo 13 già con Ronchi, ma nessuno è aperto. Noi siamo in questa situazione, non abbiamo impianti di compostaggio, per questo l'Europa ci sanziona. Ora, giacché non ci fanno mancare mai alcunché, perché sono veramente incredibili, sempre nella giornata di martedì abbiamo dovuto fronteggiare l'ennesimo attacco proposto dal governo Letta
perché addirittura ci si è proposto di depenalizzare reati che prevedevano pene fino a 6 anni, reati tipicamente da colletti bianchi, reati afferenti corruzione, associazione mafiosa e falso in bilancio. Nelle intenzioni del governo tutti questi reati dovevano essere depenalizzati con la scusa di svuotare le carceri. Noi pensiamo che invece in carcere si debba lavorare in tutt'altro modo e il senatore Bocchino ha proposto un pregevole intervento in cui ha ironicamente sollecitato al contrario la realizzazione delle attività rieducative, proponendo proprio delle aule in carcere affinché si capisca che cosa sia la giustizia e che cosa sia la civiltà. Altri quindi cercano di mandar fuori dal carcere chi offende lo Stato, chi offende la comunità. Noi invece cerchiamo di far capire che ci deve essere un senso della comunità, un senso dello Stato che tutti dobbiamo rispettare. E questo per la conclusione della giornata di martedì. Mercoledì abbiamo ricominciato con la storia dell'IMU non pagata e con le varie irregolarità che il nostro Ministro della Repubblica, Josefa Idem, ha compiuto relativamente alla sua palestra che veniva segnalata come prima casa per non pagare l'IMU. Evidentemente non siamo tutti cittadini allo stesso livello. Benissimo, sappiamo come si sia sviluppata la vicenda, i giornali l'hanno seguita, è stata un'iniziativa dei nostri consiglieri comunali di Ravenna e sappiamo anche che il ministro ritiene di non dover rassegnare le dimissioni, ma noi insieme alla Lega abbiamo presentato una mozione individuale di sfiducia. Noi reputiamo che un ministro, anche se non ha l'obbligo giuridico, ha innanzitutto l'obbligo morale, perché se l'esempio ce lo danno in maniera negativa, noi semplici cittadini perché dovremmo comportarci diversamente? Sempre mercoledì le senatrici Catalfo e Paglini hanno smentito una senatrice del PD che aveva addirittura fatto circolare la notizia che noi si sarebbe stati contro la libera circolazione dei lavoratori in Europa. In verità noi abbiamo semplicemente osteggiato un provvedimento che, guarda caso, destinava 431.000 euro in maniera molto generica ad enti molto fumosi, per cui noi non siamo affatto contro la libera circolazione dei cittadini e dei lavoratori, noi siamo contrari alla libera circolazione dei soldi, perché i soldi pubblici a nostro avviso debbono essere gestiti in maniera attenta e responsabile. Poi abbiamo operato delle interrogazioni in merito alla riconversione in centrale a carbone di una struttura di A2A di Monfalcone nei pressi di Trieste e sempre in relazione alla situazione dell'ospedale del mare di Napoli, ospedale che come sappiamo tutti è stato realizzato in una zona sotto il Vesuvio e quindi con problemi a tutti evidenti. Ancora la senatrice Casaletto è intervenuta sulla questione degli OGM chiedendo la firma del governo sulla clausola di salvaguardia. La stessa senatrice Casaletto ha poi partecipato ad una manifestazione promossa dalla Coldiretti perché sul problema degli OGM vi deve essere attenzione da parte di tutti, non soltanto degli agricoltori ma anche dei consumatori, perché poi tutto questo diventa cibo e noi dobbiamo essere perfettamente consapevoli di che cosa si vada a mangiare. Poi la giornata di mercoledì sempre si è nobilitata grazie a un nostro piccolo gioiellino, la mozione Lucidi. Che cos'è la mozione Lucidi? Un qualcosa che ha costretto il governo ad accettare la logica della trasparenza e della meritocrazia, parole strane in Italia, relativamente alle nomine nelle partecipate statali. Finalmente il governo è stato costretto a tirarsi fuori dalla zona d'ombra in cui era caduto, forse intenzionalmente, ha dovuto firmare 10 dei 12 emendamenti che noi abbiamo presentato, pertanto questa è una piena vittoria del Movimento. E anche in questo caso abbiamo un contributo video. Ecco, adesso lo lascio. Le modalità secondo le quali vengono selezionati, valutati e quindi scelti i dirigenti delle società a partecipazione statale. Una cosa che riguarda tutti deve essere decisa da tutti. Onestà, legalità, trasparenza, meritocrazia devono ora entrare prepotentemente nella gestione della cosa pubblica. In quest'Aula abbiamo la possibilità finalmente di realizzare un nuovo corso e sottolineo un nuovo corso nella scelta delle nomine dei vertici delle società partecipate dello Stato, improntate finalmente ai criteri di trasparenza e meritocrazia, nonché delle pari opportunità di genere. E duole considerare che questa possibilità sia maturata solo a seguito di svariate inchieste giudiziarie e di cospicue perdite finanziarie del gruppo Finmeccanica e di altri. Il gruppo
Il gruppo del Movimento 5 Stelle, chiudo signor Presidente, con il voto favorevole a questa mozione vuole essere portavoce di tutti quei cittadini che vedendosi richiedere titoli su titoli, competenze su competenze, curricula su curricula, anche per fare i lavori più semplici, si sentono profondamente umiliati e offesi quando gli stessi criteri vengono completamente disattesi quando si tratta di assegnare invece incarichi ben più importanti che hanno a che fare con la gestione dei pubblici interessi e del pubblico denaro. Grazie. Allora, giovedì abbiamo avuto una capigruppo con Grasso e con gli altri colleghi che appunto presiedono i gruppi parlamentari, e in questa capigruppo c'è stato uno scontro che poi si è ripetuto in aula, perché noi abbiamo chiesto la calendarizzazione per la settimana prossima della mozione relativa alla cessazione del piano di acquisto per i famosi F-35, e come al solito ci siamo ritrovati da soli, o meglio c'è stata anche Sel che ha condiviso la nostra battaglia, però tutti gli altri hanno per l'ennesima volta ritenuto che si dovesse rinviare questo problema che sta diventando spinoso, perché evidentemente queste forze politiche non hanno il coraggio di dir di no a chi ci impone questo acquisto oggi come oggi assolutamente inaccettabile. Noi siamo per una cultura della pace e siamo poi per una cultura del rispetto dei diritti dei cittadini. Pertanto non riusciamo a capire quale logica, se non altre facilmente intuibili, possano portare alcune forze di governo a spingere per l'acquisto di strumenti di morte così inaffidabili e così immortali. E tra l'altro, scusa Nicola, ti dico che la prossima settimana discuteremo anche alla Camera, nonostante avevamo chiesto di calendarizzarla a inizio mese, ma siccome il Ministro della Difesa non poteva essere presente per vari impegni, la prossima settimana la discuteremo anche alla Camera. Benissimo, noi speriamo che questa battaglia sia la più aspra possibile, ma soprattutto sia vinta in conclusione, perché noi dobbiamo portare dei risultati a casa per i cittadini. Sempre giovedì abbiamo lavorato sul corridoio ferroviario adriatico, però anche in questo caso, secondando noi questa richiesta, la mozione Tomaselli, abbiamo dovuto fronteggiare l'ennesimo tentativo portato avanti da Galle e da Grande Sud di far entrare in un provvedimento specifico altre richieste che ben poco c'entrano con la natura di quel provvedimento. Addirittura su una questione che riguardava l'Italia adriatica si voleva far entrare il ponte sullo stretto, il finanziamento dello stretto. Noi reputiamo che il voto debba essere dato semplicemente per singole realtà e non per provvedimenti omnibus, però questa è la logica a cui i vecchi partiti ci hanno abituato. Ancora i senatori Martone e Bignami hanno proposto una mozione per non chiudere la direzione investigativa antimafia presso l'aeroporto di Malpensa. D'altronde questa stessa direzione investigativa ha ottenuto in passato ottimi risultati, si capisce perché la vogliano chiudere, forse proprio perché ha ottenuto ottimi risultati, forse la mafia non la dobbiamo combattere, e questo mi fa pensare alla trattativa Stato-mafia. E poi ancora il senatore Giarrusso ha ricordato in aula come vi sia stata una sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha ritenuto Silvio Berlusconi il sostanziale proprietario di Mediaset e pertanto non eleggibile. Ora dal 9 luglio noi sappiamo che in giunta ci sarà questo problema, ma se proprio il senatore Berlusconi, che partecipa almeno ad una percentuale inferiore all'1% delle sedute del Senato, è impegnato a gestire la sua azienda, noi lo aiutiamo, lo rendiamo ineleggibile, per cui non ci sarà più problema. Così i soldi dei contribuenti verranno dati a qualcun altro che almeno avrà il garbo di partecipare alle sedute dell'Aula. Poi sempre nella giornata di giovedì Vito Crimi, il precedente portavoce a Bruxelles, ha detto la sua sul Copasir, e anche in questo caso c'è un contributo video. Adesso parte. Sono oggi al Parlamento europeo in rappresentanza della Commissione Affari Costituzionali del Senato, in quanto c'è stato un incontro relativo alle questioni legate alla giustizia a livello europeo. Si è parlato di Eurojust, si è parlato di Europol, si è parlato di giustizia civile. In sostanza si è parlato di un'Europa che non è solo l'Europa finanziaria, l'Europa delle banche, ma un'Europa anche dei diritti. Stamattina si è affrontato Europol. Europol è un organismo di coordinamento tra le forze di polizia che permette di contrastare la criminalità grave transfrontaliera. Poi si è parlato di Eurojust,
cioè organismi anche questi che cercano di coordinare le realtà giudiziarie dei vari paesi europei. E oggi pomeriggio si è concluso anche parlando di diritto europeo, cioè della importanza di far valere degli assiomi, delle definizioni base, dei diritti base come quello di libertà, rispetto della persona, rispetto dei diritti umani, eccetera, a livello europeo, che siano definiti, che siano chiari per tutti gli stati. Ecco, l'Unione Europea non è solo quindi banca, ma è anche questo, si sta implementando anche una diffusione di una cultura giudiziaria, di una cultura dei diritti a livello europeo. Siamo qui in rappresentanza del Senato, ma anche di tutti i cittadini italiani. È importante sottolineare l'ultimo intervento che ho fatto e che è stato ripreso e apprezzato in particolare da alcuni esponenti che erano nel tavolo dei relatori, relativo all'importanza di dare ai cittadini gli strumenti necessari per conoscere i propri diritti, anche a livello europeo. Esiste il portale eJustice, nel quale ci sono delle informazioni, ma sono informazioni spesso non fruibili e non comprensibili al cittadino normale, ma comprensibili solo agli operatori di giustizia. Ecco, quello è un altro passo avanti. Attenzione ai cittadini che sono i fruitori del diritto e non solo attenzione agli operatori della giustizia, cioè avvocati e magistrati. Grazie. Bene, sempre giovedì abbiamo presentato interrogazioni e risoluzioni su questioni assai gravi. Innanzitutto abbiamo lavorato sulla centrale tubo gas di Presenzano in provincia di Caserta. Poi abbiamo detto la nostra sul fenomeno del fracking che stanno cercando di imporre sempre più in un paese che ha tante zone affette da problemi sismici e che pertanto va osteggiata in tutti i modi. E poi siamo entrati nel merito di questioni occupazionali ogni giorno di più gravissime. Abbiamo ragionato della Merck di Pavia, abbiamo ragionato del problema dell'elisoccorso dei Vigili del Fuoco di Genova e abbiamo detto la nostra con un video che vi invito a vedere perché è espressione di un'umanità veramente ricca, relativamente alle crisi occupazionali che stiamo vivendo alla Vinils e all'Alcoa in Sardegna. E adesso sentiamo Manuela Serra. Presento all'attenzione di quest'Aula il caso dell'azienda Vinilis. Tutto è fermo da anni e gli operai da due giorni hanno abbandonato il presidio. Il 27 giugno ci sarà un commissariamento che porterà ad un fallimento dell'azienda. La grave situazione che vogliamo descrivere, signor Presidente, è data dal fatto che mancherà la vigilanza perché gli operai non ricevono lo stipendio da febbraio. È perché questa fabbrica, appunto, verrà dichiarata fallita, una delle tante. Ieri i cassintegrati si sono presentati in procura per autodenunciarsi e per segnalare il disinteresse degli enti che dovrebbero garantire sicurezza. In questi mesi ci sono centinaia di lavoratori che stanno ricevendo con mesi e mesi di ritardi un'indennità prevista da questi ammortizzatori sociali, ma altrettanti lavoratori rimarranno senza alcuna copertura a partire dal 1 luglio. Lo Stato ha il compito di studiare soluzioni e far sentire ai lavoratori, a queste famiglie, non dico un'immediata soluzione, ma almeno una presa d'atto, un impegno di fattibilità per delle soluzioni che possano essere attuate. E avviso il Presidente che intendiamo preparare un'interrogazione per il ministro interessato. Abbiamo appena saputo di quanto è avvenuto sull'Appennino Tosco-Emiliano e pertanto ci sembra doveroso, insomma, far raggiungere a chi ha vissuto questa ennesima tragedia, sperando che i danni siano limitatissimi, ma ancora siamo in fase appunto di informazione. Ecco, noi vorremmo far capire a tutte queste popolazioni che siamo con loro. Noi siamo scesi in campo appunto perché vogliamo essere accanto agli ultimi, a differenza degli altri, a differenza di chi vive nel palazzo dimenticandosi del resto della popolazione. Noi siamo innanzitutto
con chi è popolo, con chi è ultimo. Questo è il messaggio che tutti quanti abbiamo ascoltato ripetere più volte da Beppe, proprio per farvi capire con chi dobbiamo combattere, con chi dobbiamo ogni giorno appunto fronteggiare battaglie di verità assurde, perché per noi la verità dovrebbe essere sempre e soltanto da accettare. Vi proponiamo una questione che è insorta in aula mercoledì. Mercoledì noi per l'ennesima volta abbiamo chiesto, come nostra abitudine, il voto elettronico. Che cos'è il voto elettronico? È una procedura che il regolamento del Senato ci permette, con cui evitiamo di far votare, di far pagare i senatori assenti. Voi avrete sentito che già la passata settimana ci sono state polemiche sui pianisti, e cioè su quei senatori che distrattamente votano anche per i colleghi assenti. Chissà com'è questa distrazione. Ora, non tutti sanno che il problema non è politico, non è che la votazione è incerta, quindi siamo 140 contro 142, quindi per evitare magari una possibile sconfitta io voto per qualcuno che è assente. No, mi vergogno a dirlo, ma il problema è squisitamente economico. Per garantire una parte della diaria al collega assente si dà il voto per il collega assente infilando la tesserina elettronica appunto nell'apposito sito. Adesso però vi facciamo capire il tutto con il video del senatore Santangelo. Scusi, io... Scusi senatore, lì in aula si interviene per richiesta di chiedere la parola su specifici argomenti. Bene, allora faccio il richiamo al regolamento. Grazie signor Presidente. In relazione a quale articolo del regolamento? Al 114. Va bene, andiamo al 114. In merito alla prima votazione ho alzato la mano due volte chiedendole prima il voto elettronico e poi la verifica del voto per alzata di mano, e lei è andata avanti. Quindi chiedo la verifica del voto per alzata di mano. Grazie. Ora, dopo questo grave episodio di intolleranza da parte della Presidenza nei confronti del Movimento, anche in funzione di interventi a nostro sostegno da parte di una senatrice della Lega che ha confermato quanto era avvenuto, sono intervenuto io e ho rimarcato alla Presidenza quanto segue. Ecco il video. Chiedo allora, signor Presidente e collega Nitto Palma, se non è una piccola alzata di mano, che cos'è che deve far capire che c'è l'espressione di una volontà? Noi costantemente, già che il regolamento ce lo consente, avanziamo questa richiesta. Fra l'altro, la collega di un altro gruppo, la collega Bisinella, ha anche ricordato di aver lei stessa prodotto analoga richiesta. Se questa non è evidenza cartesiana, ci si deve spiegare che cosa sia. Noi riteniamo profondamente oltraggioso il comportamento di chi, facendo finta di non vedere, non dà alle minoranze e alle opposizioni la possibilità di esercitare il loro diritto di farsi valere. Ecco, a conclusione di questo riepilogo vi anticipo anche che martedì tutti i colleghi sono impegnati a portarmi le ricevute dell'attestato bonifico a favore del fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato che vanno in pratica a ripagare il debito pubblico. Quindi gli impegni noi del Movimento li manteniamo. Grazie, adesso lascio la parola a Riccardo. Grazie Nicola, ciao a tutti, io sono Riccardo Nuti, l'attuale capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera. Anche noi provvederemo ad effettuare la restituzione e quindi chiederemo la copia del bonifico effettuato da consegnare entro martedì. Solo di indennità restituiremo circa 400.000 euro, a cui vanno sommati ovviamente anche tutte le eccedenze relativamente alla diaria. Per noi è un gesto fondamentale, dopo le tante polemiche che ci sono state negli scorsi mesi, soprattutto per dare coerenza a quanto sottoscritto con gli elettori e per dare un esempio concreto come si possa far politica anche prendendo qualcosa in meno e usufruendo solamente di quelle che sono le spese effettivamente sostenute e restituendo il resto.
Vorrei fare un breve sunto di quella che è l'attività che è stata svolta dalla Camera in questi giorni, anche per non sarò molto lungo per evitare di annoiarvi. Però diciamo che da martedì in aula è partito il decreto riguardante la sospensione dell'IMU. Ecco, lì abbiamo fatto un'operazione verità, cioè abbiamo cercato di costringere i partiti, sia di maggioranza che non, a dichiarare il proprio voto in base a quello che avevano detto in campagna elettorale, ovvero abbiamo fatto un emendamento relativamente alla sospensione dell'IMU per tutti gli edifici riguardanti le attività produttive, come gli alberghi, cioè tutte quelle strutture che, soprattutto nel periodo estivo, potevano, secondo noi, giovare di una sospensione dell'IMU. E in questo ci siamo trovati veramente un muro di gomma, in quanto in Parlamento non c'è una discussione, come fra poco avrete modo di vedere tramite il video di Daniele Pesco, ma c'è un voto dato per schieramento, senza entrare nel merito del contenuto e in questo caso del nostro emendamento. Quindi vi facciamo vedere brevemente il video e l'intervento di Daniele Pesco. Questo governo, che a noi non pare poi così strano, perché è un governo coerente, è coerente col comportamento politico che è stato mantenuto per 20 anni, con comportamento lontano dai bisogni dei cittadini, ma vicino a quello degli interessi delle lobby bancarie, assicurative, delle lobby dei rifiuti, dell'incenerimento, delle lobby delle discariche. Ci appare difficile capire come mai in questo decreto vi siete dimenticati gli immobili catalogati C1 e C3. L'elenco è formato dai falegnami, dagli ebanisti, dagli elettricisti, dai muratori, dagli idraulici. È possibile che non riusciate a capire che se non partiamo da queste cose, cioè da lasciare più soldi nelle tasche di chi produce, non verremo mai fuori da questa situazione economica. La riduzione forzosa dei risparmi delle famiglie è ormai appurato. I nostri risparmi erano più alti nel passato rispetto all'Europa e ora si stanno allineando. Quindi questo è frutto di un disegno europeo e internazionale. Ecco, noi come avete visto non chiedevamo altro che un voto in base alla coscienza e non in base agli schieramenti politici. E questo purtroppo non è avvenuto. Per questo sbagliamo, perché forse la coscienza là dentro ce l'hanno in pochi. Forse sì, ma ancora peggio, guarda, ti dico Nicola, è stato il successivo emendamento, cioè quello dove noi chiedevamo la sospensione degli immobili distrutti dalle calamità, quindi dei terremoti, che a maggior ragione con quello che purtroppo è accaduto oggi, poche tempo fa, in Toscana, era utile. Cioè sospendere l'IMU non al 50%, ma totalmente, per questi immobili ci sembrava una cosa ovvia. Doverosa, cioè sì. Non c'era neanche da discuterne su questo, soprattutto da parte di coloro che si sono vantati di voler aiutare i terremotati. E chi non è a favore dei terremotati e di volerli aiutare? E nonostante ciò, questo emendamento è stato bocciato in aula, qualcosa di incredibile. Ovviamente sono volate parole grosse all'interno dell'aula, ma appunto perché la rabbia di non riuscire a sospendere l'IMU totalmente per questi immobili ci è sembrato qualcosa di inconcepibile e assurdo. Subito dopo invece abbiamo fatto un question time, Patrizia Terzoni ha fatto un question time sulla vicenda dell'Indesit. La vicenda dell'Indesit è ovviamente una vicenda che dal punto di vista lavorativo e anche quindi di risvolti sociali che questo ha è molto grave, in quanto è una società che ha dichiarato 1425 esuberi, sempre con il gioco della delocalizzazione. Ora vi facciamo vedere il contributo video della domanda che lei ha fatto al governo al riguardo. Signor Ministro, per l'ennesima volta nel nostro Paese un'azienda sta delocalizzando all'estero, mettendo in ginocchio tutto l'indotto. È il caso della Indesit Company, che ha annunciato 1425 esuberi, spostando parte della produzione in Polonia e in Turchia. Noi del Movimento 5 Stelle crediamo che in questi casi le aziende debbano lasciare in Italia sedi, mezzi di produzione e progetti, perché sono frutto del lavoro e dell'intelligenza dei lavoratori, applicando così il principio di risarcimento per danno alla collettività e prevedendo la restituzione dei fondi pubblici che le aziende hanno percepito. Quindi siamo qui per chiederle quale iniziativa intenda intraprendere al fine di attivare immediatamente un tavolo di confronto tra dirigenza aziendale, rappresentanti dei lavoratori e ministeri competenti per individuare ogni possibile soluzione che eviti ripercussioni negative sui attuali livelli occupazionali.
Ecco, come avete visto, questa è stata l'interrogazione tramite il question time che ha fatto una nostra deputata Patrizia Terzoni, e che praticamente non chiedeva niente di strano rispetto alla normalità, cioè esprimere dei concetti quali per esempio il risarcimento per danni alla collettività o rivedere la restituzione appunto dei fondi pubblici che sono stati destinati a questo tipo di imprese che poi vanno a delocalizzare per esempio in Polonia e in Turchia, ci sembrava qualcosa di ovvio, soprattutto a fronte di tante famiglie che ovviamente sono entrate nel tunnel della disperazione, perché è ovviamente difficile in questo periodo storico riuscire a trovare immediatamente un'altra occasione di lavoro. Un altro elemento fondamentale che vogliamo darvi, soprattutto per quanto riguarda la Camera, è l'inizio dell'esame del disegno di legge, che noi chiamiamo legge truffa, dell'abolizione dei rimborsi elettorali. Perché noi, come sapete, abbiamo presentato un nostro disegno di legge che abolisce veramente i rimborsi elettorali, mentre invece il disegno di legge governativo è ovviamente una presa in giro, perché non fa altro che al massimo rimodulare i rimborsi elettorali. Come sapete, gli elementi sostanziali sono due: quello delle 2 per 1000, che ovviamente all'inizio c'era anche l'inoptato, cioè coloro che non davano nessuna opzione nelle varie caselle per destinare la quota del 2 per 1000 a uno di questi partiti, sarebbe comunque andato a un fondo che sarebbe stato redistribuito all'interno di questi partiti. Al momento forse si sono accorti di averla fatta troppo grossa, hanno sospeso l'inoptato, però è rimasto il 2 per 1000 che è legato alla creazione non solo di uno statuto ma di tutta un'organizzazione interna dei partiti che ovviamente noi osteggiamo, non tanto perché è per una questione di trasparenza, che ovviamente è un nostro cavallo di battaglia, ma quanto legato al fatto che per noi ci deve essere la possibilità anche ai movimenti che non sono strutturati come dei partiti di poter accedere alle donazioni da parte dei cittadini. Ma poi Riccardo, scusami, il tutto è che comunque era la fiscalità generale che veniva a finanziare, secondo questo progetto, strutture che sono private, pertanto siamo all'ennesima truffa, come sì, tu poi appunto dicevi. Esattamente. E l'altro elemento è quello delle donazioni liberali, dove hanno ampliato le detrazioni. Quindi cosa succede? Che ci sono delle fasce che vanno da 50 euro a 10.000 euro e poi sopra i 10.000 euro, che ovviamente hanno delle detrazioni più ampie. Quindi in sintesi, la politica è per i ricchi. Sempre lo Stato che ritorna questa cifra ai partiti. Allora noi diciamo semplicemente, se si vuole abolire il finanziamento pubblico ai partiti, iniziamo col non dare queste rate di questi prossimi mesi ai partiti. Ad esempio, noi abbiamo chiesto al ministro Quagliariello in commissione di effettuare un decreto che potesse sospendere la rata di luglio, che è pari a 91 milioni. Ricordiamo che da qui al 2017 i rimborsi elettorali o anche il finanziamento pubblico ai partiti ammontano a circa 230 milioni. E ricordiamo sempre, per chi non lo sapesse, che dietro c'è sempre un referendum del 93 dove il 90% dei votanti si è espresso, più del 90% dei votanti si è espresso contro il mantenimento del finanziamento pubblico, cioè per l'abrogazione. C'è a questo da aggiungere la scusa da parte dei soggetti politici sul ricatto occupazionale, quindi 100-200 posti di lavoro che persone che lavorano nel PD potrebbero perdere. Ovviamente questa è una scusa. Rinunciassero a parte delle loro diarie, come stiamo facendo noi, e troverebbero tranquillamente i soldi per finanziare il partito. Esattamente. Tranquillamente. Anche perché ovviamente con questa cifra che si andrebbe a risparmiare si potrebbe riqualificare il personale e dare altre occasioni di lavoro. Certo. Quindi è chiaro che questo è più che altro un pretesto. Comunque, noi abbiamo terminato e ci sentiamo in dovere di ringraziare tutti coloro che pazientemente ci hanno ascoltato. Noi saremo nuovamente qua la prossima settimana, appunto perché avvertiamo la necessità di dare un'informazione diversa rispetto a quella che finora è stata garantita. Questi sono 5 giorni a 5 stelle. Noi vorremmo ricordare solamente una cosa, Nicola, riguardo ai cittadini, che in questo momento, in questi ultimi giorni, poi abbiamo costretto il governo a discutere seriamente il decreto per le emergenze ambientali. Non abbiamo fatto altro che istituire tutta una serie di azioni, non di ostruzione, ma di costruzione, cioè discutere il merito degli emendamenti, dove siamo stati costantemente presi in giro, fino all'ultimo giorno, quindi ieri mattina, dove c'era stato un accordo fra tutti i soggetti politici per eliminare alcune porcate inserite durante
durante l'esame in Senato e che invece dopo qualche ora tutti i partiti politici, compreso il governo, si è rimangiato. Quindi di conseguenza ci siamo trovati a dover osteggiare questo tipo di comportamento che è assolutamente fuori da ogni regola e che ha portato il Parlamento a perdere costantemente la sua centralità. Di conseguenza il governo è stato costretto a chiedere la fiducia e questa mattina abbiamo infatti ovviamente abbiamo votato no per la fiducia al governo e è in discussione in queste ore in aula il decreto che riguarda emergenze ambientali, ma dove dentro hanno inserito di tutto. Lo so, io giusto per far sorridere chi ci ascolta e chi ci segue, voglio rimarcare questo. Fin quando non si sapeva della fiducia, noi avevamo al Senato convocata aula appunto per discutere questo DL 783 sulle emergenze ambientali lunedì pomeriggio. Quando questo è stato calendarizzato, molti miei colleghi, naturalmente gli altri gruppi, erano quasi quasi a lutto, perché lavorare lunedì pomeriggio per molti parlamentari è qualcosa di assolutamente inaccettabile e scandaloso. E tutto questo mentre in Italia Indesit delocalizza, Fiat inizia a fare altrettanto e ci sono emergenze occupazionali gravissime. Io rinnovo i saluti a chi ci ha con pazienza seguito e sopportato. Ringraziamo soprattutto tutti coloro che si intendono e vogliono seguire la vera politica e non il gossip, che nulla a che fare con quello per cui siamo pagati, e soprattutto diamo appuntamento al prossimo venerdì alle 13:30, sperando di essere all'altezza dei cittadini che qui ci hanno mandato. 5 giorni a 5 stelle. Voi, grazie. E vi ringrazio. Ciao. E allora eccoci, voglio leggere subito un po' dei vostri commenti. Termina così la prima puntata, anche se in versione beta, del nostro telegiornale, il nostro resoconto settimanale delle attività parlamentari del Movimento 5 Stelle, con due conduttori di eccezione, il capogruppo alla Camera Riccardo Nuti e quello al Senato Nicola Morra, che io vorrei Presidente del Consiglio per la sua professionalità e la sua pacatezza. Quindi bravi ragazzi, voglio leggere appunto un po' dei vostri messaggi e poi insomma ci mettiamo subito al lavoro per fare il podcast e rendere disponibile questo contributo che speriamo nei prossimi giorni, vedevo che già un po' di commenti in realtà ne parlavano, speriamo appunto